Come stai? Proceda per il meglio. Spero davvero di riuscire a farti rilassare, a farti liberare la mente con questo video ASMR. Questo video, come avrai penso letto dal titolo, ho deciso di parlarti del mio metodo di studio, che non vuole essere proposto come metodo migliore in assoluto. Alla fine ognuno di noi, in base alle proprie, diciamo, propensioni, si trova meglio in un modo piuttosto che in un altro, però vorrei, dato che siamo quasi a settembre, oggi che uscirà il video, sarà il 30 agosto, io sto registrando che è il 28 agosto, però quando uscirà fuori il video sarà 30. E quindi settembre è alle porte, inizia infatti già a sentirsi qua da me, questa settimana è prevista pioggia come oggi, nuvoloso, vento, infatti se sentirete rumori esterni sarà per questo. E dicevo, vorrei essere utile a mio modo, dato che comunque sono una persona che studia molto e tuttora, anche dopo aver fatto le superiori, vabbè, tutti passiamo per elementari, medie e superiori, e poi c'è l'università per chi decide di intraprendere ovviamente questo percorso, e ci sono i percorsi triennali, specialistici e magari chi invece decide comunque di fare dei corsi professionali di diverse tipologie. Insomma, io ho fatto dopo le superiori, in cui comunque ho frequentato per 5 anni il liceo classico linguistico. Dopo questi 5 anni di liceo mi sono iscritta all'università. In realtà adesso non voglio approfondire perché non è questo proprio il tema principale, ma avevo fatto un anno in scienze della comunicazione a Roma La Sapienza, poi però mi sono resa conto che nonostante fosse molto interessante, avevo dato tutti gli esami del primo anno, ma era troppo. Avevo bisogno di stimoli più adatti a me, mettiamola così, perché in realtà il corso è molto interessante, ma avevo bisogno di qualcosa, di più scientifico, e quindi poi ho deciso appunto di intraprendere il percorso di studi in scienze motorie. Ho fatto la triennale e poi 2 anni di specialistica e tutt'oggi ho deciso di frequentare un'accademia, più ho fatto anche altri corsi, dopo comunque la specialistica o dopo la triennale, durante, insomma, diciamo che ho sempre studiato e continuo a studiare, quindi man mano ho acquisito più esperienza dei miei sbagli, ho trovato comunque metodi di apprendimento che per me funzionano e mi aiutano proprio a essere più produttiva senza buttare via tanto tempo. Anche se comunque ammetto di dedicare comunque il tempo che merita allo studio, perché ci sono delle fasi
in cui comunque c'è tutto un processo di elaborazione, ma ci arriviamo tra poco, che sono quelle dove davvero ci si dedica in maniera più ti impegni, più attivi la tua mente, più sudi, diciamo, più poi sarà semplice perché la cosa importante che io vorrei trasmettere con questo video è non fare uno studio passivo, ma fare uno studio attivo, perché è quello che poi ti permette di far tue le nozioni, far tuoi concetti e non, diciamo, non assimilare giusto il tempo di dare un esame per poi dimenticarsi tutto il giorno dopo o se ti va bene una settimana dopo. E anche perché comunque dedichi del tempo, cioè ci sono persone, io stessa ho vissuto questa cosa, per questo lo dico, ci sono persone che magari studiano tantissimo, però ci mettono tanta energia e io ripeto, in primis sono stata tra queste, però poi magari dopo un po' non ci si ricordava più niente ed è un peccato perché sono energie che investi e sarebbe bene investirle in maniera più consona, ecco. Comunque prima di continuare questo discorso devo assolutamente spendere qualche minuto per un oggetto che è anche piuttosto in tema, che è proprio qua. Poi però te lo mostrerò meglio perché se ne vede solo una parte. E si tratta di questa scrivania del marchio FlexiSpot. Io qua ho anche appoggiato il mio computer perché ho diverse informazioni che ci tengo a dire. Allora, te lo assicuro, perché mi stanno invidiando tutte le persone perché mi sono anche fatta aiutare per montarlo, per montare questa scrivania, che è anche molto semplice, mezz'ora, sto esagerando, 40 minuti la piazzi e hai bisogno di un'altra persona, soprattutto perché magari poi devi ribaltarla perché si monta al contrario, ma cioè questa scrivania è la svolta, perché non è solo una scrivania che la metti così e sta così. Adesso ti spiego meglio, comunque ti assicuro che me la stanno invidiando tutti. E io in questo periodo ripetevo sempre una cosa, ripetevo, cavolo, ho bisogno di un tavolo, poi non mi era venuta mai in mente che potesse esistere una soluzione del genere, perché non sono molto informata. Ma un tavolo o più alto, o comunque un rialzo che io potessi mettere e togliere, proprio perché altrimenti qual è la mia esigenza? Se sto seduta, praticamente niente di che, però io sono una persona che sta anche al computer o anche magari se deve scrivere qualcosa in piedi, mi piace, capito, non stare solo seduta, ma muovermi, mi metto in piedi lì al computer, cambio in continuazione. E quindi questo mi stava portando dei fastidi perché comunque tendevo a stare tutta gobba così, quando stavo in piedi e ovviamente poi si creano tutte delle tensioni a livello lombare, anche ovviamente a livello, ecco, scrocchia, a livello delle spalle, eccetera. E niente, è arrivata così, come se io l'avessi proprio tipo legge dell'attrazione. Io ho chiamato questa esigenza e la soluzione mi è arrivata, un regalo meraviglioso che ho avuto da questa azienda, che in realtà mi ha chiesto di spendere solo 60 secondi per questo prodotto, ma non posso, cioè è una cosa veramente favolosa. E se a qualcuno di voi potesse interessare, cioè se qualcuno di voi ha l'esigenza di acquistare una scrivania, ve la assicuro, io ne ho provate tante, questa è eccellente. Infatti ha tante recensioni qua, per esempio solo sul loro sito, ma è venduta anche su Amazon.
ci sono 218 recensioni, 5 stelle piene, ma è veramente bella di qualità. E appunto, qual è la mia esigenza? Perché risponde perfettamente alla mia esigenza, perché c'è un controller, tu puoi collegare la spina alla presa e là davanti, poi te lo mostrerò meglio, c'è un controller digitale touch che ti permette di alzare la scrivania. Magari adesso metterò anche delle immagini mentre parlo, vediamo un po' come farò in fase di editing. Però praticamente puoi portarla a un'altezza di 1,23 m, la massima altezza raggiungibile, quindi fantastico. E invece l'altezza minima è di 58 cm. È veramente meravigliosa questa, diciamo, caratteristica, questa funzione. Il telaio è così come anche il piano, è in legno d'acero questo piano, invece il telaio è penso in acciaio, comunque io l'ho scelto bianco e il piano in legno chiaro, ma ci sono diverse colorazioni, il telaio è bianco, nero o grigio, oppure invece la tavola, diciamo. C'è in diverse colorazioni, c'è nera, bianca, legno dal più chiaro al più scuro e così via. E ha un design veramente pulito. Tu vedi questa scrivania e dici è pulita. E qua sotto c'è tutto un sistema appunto di collegamento di cavi che poi sarà coperto perché c'è anche una copertura che poi puoi piazzare per nascondere i cavi che comunque sono qua sotto, rimane tutto in ordine. E una cosa carina è che c'è anche una presa USB, cioè è bellissima, per esempio ci puoi mettere il cellulare a caricare senza per forza collegarlo a un'altra presa elettrica. Comunque il modello di questa scrivania è la E7 barra STH. Sul sito il telaio costa 469,99. Poi però ti dico una notizia meravigliosa che è veramente tanta roba. Invece il piano tavolo puoi scegliere se prenderlo o se non prenderlo. Comunque costa un centinaio di euro in più, mi sembra, perché comunque poi il prezzo totale diventa 579,98, che comunque è una scrivania di qualità e non è per niente male come prezzo per le caratteristiche di questa scrivania. È veramente buona. Ma la cosa bella è che praticamente ci sono su questa scrivania già presenti sul loro sito ben 130 euro di sconto proprio su questo modello che hanno inviato a me, e potrai usufruirne dal 28 agosto. C'è stato un ritardo, colpa del corriere, quindi io in teoria l'avrei dovuto pubblicare il 28 agosto, ma non avrei avuto tempo per registrare il video, no? E comunque adesso che siamo 30 settembre, fino al 1° settembre avrai questo sconto di 130 euro, che è tanta roba. Questo è un prodotto di qualità, ragazzi, e veramente ne vale la pena. Se vi serve una scrivania del genere, approfittatene, perché un'offerta così non ricapita, penso, da un momento all'altro. Un'altra cosa che mi hanno detto di dirvi è che i primi 7 ordini effettuati alle 10 del mattino del 30 agosto, 31 agosto e 1° settembre possono essere eventualmente rimborsati completamente. Poi, qua dice che se ti abboni, comunque basta dare un'occhiata al sito e ci saranno più informazioni a riguardo, potrai vincere un Q8.
controllare il nostro sito web per vincere i premi. Ora effettivamente io ero curiosa, così faccio anche qualche rumore della tastiera, ero curiosa di sapere che cos'è il Q8. Vabbè, non ci credo che questo, scusa. Fammi rivedere. Allora, così che hai la possibilità di vincere un Q8, ma cioè, se è davvero questa cosa che ho capito io, avresti la possibilità di vincere, perché Q8 qua mi appare, poi controlla meglio tu sul sito, un altro modello di scrivania, perché non c'è solo questo mio modello, ma ce ne sono anche altri sul sito, ci sono anche delle sedie. Comunque, un'altra scrivania interessante, credo, non so se con la stessa. Comunque sì, è bella accessoriata, infatti costa un po' di più perché c'è un doppio motore e altre caratteristiche. Comunque non mi dilungo perché appunto ci dobbiamo concentrare su questa che devo mostrarti. E cosa dicevo, sul sito comunque ci sono ancora tantissimi sconti, quindi anche su altri prodotti. È proprio il periodo degli sconti questo. Ed è l'ideale se magari appunto volete anche iniziare a studiare in maniera confortevole, perché a mio parere, e io sono quella che negli anni ha studiato buttata a terra, inginocchiata, sopra cuscini, coricata, tutta che. Perché io dopo un po' che sto seduta nella sedia, con questa già bene, perché è una sedia comunque molto morbida, comunque da gamer, è fatta appositamente, quindi con questa già ci sto bene. Ma su una sedia classica su cui ho studiato tanti anni, cioè impazzivo, non riuscivo a stare ferma, mi sedevo tutta strana e non va bene. Così come anche il tavolo, lo trovavo sempre più basso, o comunque più alto, non riuscivo mai a trovare la cosa giusta. Invece avere un prodotto regolabile in altezza mi soddisfa in tutte le mie esigenze di cui ti ho parlato anche prima. È veramente bella. E allora, vediamo altre caratteristiche veloci che ti voglio dire. Stabile e durevole, realizzato in acciaio di carbonio di alta qualità. Spazi ridotti nelle gambe per garantire stabilità, potenziamento della capacità di peso, supporto prestazioni di lavoro multifunzionali. Tecnologia avanzata. Movimento silenzioso, veloce, stabile, memorizza fino a 4 altezze preimpostate. Infatti c'è anche proprio questa possibilità di mettere un'altezza memorizzata e appunto basta poi cliccare un pulsante e la metti in automatico senza aspettare che salga o scenda, cliccando, tenendo tu premuto tutto il tempo. È molto carino. Schermo a spegnimento automatico che consente di risparmiare energia, perché effettivamente adesso che è da un po' che non lo sto toccando è disattivato. Sistema anticollisione che rivela eventuali forze in direzione opposta del movimento. Il sito è fatto benissimo comunque, c'è tutto il prodotto mostrato bene. Poi c'è anche un tutorial su YouTube, sempre di FlexiSpot, ti fa vedere come montarlo, ma c'è anche un libretto di istruzioni dove ti spiega tutto benissimo in italiano, nelle diverse lingue. E davvero lo posso fare, io mi sono fatta aiutare, però in teoria, a parte per poi girare la scrivania, l'avrei potuto fare da sola. Secondo me anche girare la scrivania, magari ce l'avrei fatta, non lo so. Regolazione individuale. Quella cosa delle altezze l'ho già detta. Poi si è fa. Ah, una cosa molto bella. 7 anni di garanzia e stabilità straordinaria. Il nuovo design dell'installazione consente di risparmiare tempo e denaro. Insomma, un bel prodotto, davvero, davvero un bel prodotto da avere se si ha la possibilità. Cioè, proprio se vuoi investire in un prodotto, per me devi investire in questo, in questa scrivania. Oppure
o comunque in qualche altra che è presente sul loro sito, perché si vede proprio che sono specializzati in questo ambito. E niente, io ti avrò già fatto vedere le immagini, ti lascio tutti i contatti del sito FlexiSpot e continuiamo adesso finalmente con l'argomento del metodo di studio. Allora, io qua ho anche un quaderno dove mi sono presa degli appunti per evitare di dimenticarmi qualcosa. Dunque, che cosa stavo dicendo prima? Che siccome settembre è alle porte, voglio condividere la mia esperienza. Avevo fatto, ma forse all'inizio dell'apertura del canale, un video a riguardo sul mio metodo di studio, ma adesso è decisamente meglio. Secondo me, ora provo a parlare un po' in whispering, magari anche alternandolo al soft spoken ogni tanto, perché secondo me prima di parlare di metodo di studio in sé, vorrei porre l'accento sull'importanza di avere non scegliere sempre e solo perché quella cosa ti appassiona, ti fa stare bene, tanto alla fine poi, se siamo bravi, se abbiamo passione, riusciamo anche a trasmettere questa passione agli altri, riusciamo a comunicare sul mercato e a attrarre i clienti che fanno per noi, i clienti che desideriamo. E quindi questa è una cosa importante, scegliere sempre ciò che amiamo, ciò che ci interessa, ciò che ci appassiona. Capisco che questa cosa possa essere un po' più difficile alle medie o alle superiori, anche se ho visto ci sono settori sempre più ben definiti rispetto a quando andavo io a scuola, alla scuola dell'obbligo. Sono più specifici, più ricchi, sì, c'è più scelta. Però ecco, sicuramente una cosa, in questi casi, per esempio, quando andavo alle superiori, in particolare perché io poi è dalla terza superiore che ho iniziato a trovare, diciamo, maggiore dimestichezza nel mio metodo di studio, anche se poi l'ho perfezionato meglio negli ultimi tempi, però diciamo che fino alla terza superiore ma dalla terza in poi ho usato sia possono funzionare su di me. E volevo dire questo aneddoto perché magari può far sorridere, ma ti assicuro che con me cioè che quando io c'era un argomento che proprio non mi piaceva per niente, una materia che proprio non mi piaceva assolutamente, per esempio alla triennale ho dovuto dare diritto, economia, aiuto, materie proprio statistica,
fisica, materie che non mi aggradano particolarmente, che cosa ho fatto per automotivarmi? Mi sono, come dico io, gasata da sola, autogasata. Quindi mi ripetevo prima di studiare, ma è fantastico, non vedo l'ora di imparare questa materia. Mi piace tantissimo, adoro. E quindi in questo modo io mi predisponevo positivamente, mentalmente, cioè sembra una cavolata, forse sono io un soggetto particolare, ma anche magari anche materie che non mi piacevano, cioè materie che mi piacevano, e questo tutt'oggi, ma sono un po' stanca, un po' che dico, ah, non ho voglia, mi automotivo, dico che bello, non vedo l'ora di imparare delle cose nuove, e questo mi ha sempre aiutata in questi momenti, in queste situazioni. Comunque, ecco, imparare ad automotivarsi, perché se non hai la motivazione di fare, cioè quando tu studi qualsiasi cosa studi, non per forza in un percorso puoi anche studiare da autodidatta senza frequentare università o corsi formativi di qualsiasi tipo. Comunque io penso che lo studio ti possa rendere una persona sempre più consapevole e possa aiutarti a diventare ogni giorno la versione migliore di te stesso, te stessa. Ovviamente, soprattutto nei lavori in cui è fondamentale anche l'aspetto pratico, riuscire a trasformare quella teoria, quelle cose che leggi solamente in maniera appunto teorica, quindi che conosci in maniera più astratta, poi renderle concrete applicandole sul campo, perché per esempio nel settore delle scienze motorie poco conta se tu apprendi 100.000 cose, magari sai bene tutta l'anatomia, la fisiologia, l'endocrinologia, eccetera, 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 magari conosci bene i muscoli che intervengono in un determinato esercizio, sai spiegare la tecnica, però poi se non applichi, se non ti alleni, se non sperimenti sui soggetti, perché ogni persona poi reagisce in maniera differente, esigenze diverse, non sai se effettivamente funziona, cioè è veramente una cosa completamente diversa leggere, sapere teoricamente e poi effettivamente sperimentare sul campo. E a mio parere non ti puoi affidare solo a quello che ti dicono gli altri, anche se questi altri sono eccellenze dell'ambiente, che ti dicono che hanno davvero avuto successo, che magari hanno proprio inventato quei metodi, ma poco conta tutto ciò se poi appunto non applichi. L'esperienza sul campo fa sempre la differenza. E questo ci tenevo a dirlo, spero di non essere troppo dispersiva, ma passione ti porta anche a sperimentare, applicarti sempre di più, e gli sforzi che fai, perché poi ecco, se hai la possibilità di applicare sul campo, quello che impari anche, c'è vento, sta sbattendo per quello, spero non vi dia troppo fastidio, quello che impari teoricamente, cioè le nozioni che leggi, ti rimangono molto più impresse se tu le applichi. E essere anche predisposto positivamente, mentalmente, diciamo che crea una migliore attivazione sinaptica e le cose le memorizzi in maniera più veloce. È ovvio che se parti annoiato, ho preso questa matita in legno per abbinarlo, ce l'avevo già, però era carina. Dicevo, se tu parti annoiato e svogliato, questo atteggiamento negativo, puoi metterti lì anche 30 ore di fila, non ti rimarrà niente in testa. E anzi, è proprio questo che ti fa buttare energie, è proprio spreco del tuo tempo. Piuttosto aspetta il momento in cui sei più predisposto mentalmente.
seconda del settore, anche saper far fare. Per esempio, ok, dai, facciamo per l'allenamento, ma è applicabile anche ad altri settori. Io so come si fa un esercizio. Teoricamente, l'ho visto, l'ho studiato, tutte le varie caratteristiche, eccetera. Lo so fare poi effettivamente, perché se già non lo so fare, se non mi esercito per saperlo fare, già è una lacuna. E se io non so farlo, nella maggior parte dei casi, non so magari neanche insegnarlo a quella persona. Quindi è importante saper fare. E saper far fare. E questo penso sia un concetto importante. Comunque, come dicevo, io in passato la cosa che facevo principalmente era quella di leggere e ripetere, fino almeno alla terza, appunto, superiore. Un errore che facevo era quello di basarmi solo sul libro. Ammetto che la maggior parte delle lezioni non le seguivo con attenzione, ero piuttosto distratta, magari chiacchieravo, eccetera, c'era un po' di disinteresse, andavo comunque bene, ma insomma, studiavo giusto per superare l'interrogazione e poi appunto le cose le perdevo più facilmente dalla mia memoria. Poi ho iniziato, non so cosa mi sia scattato superiore, ma è nata una passione importante per lo studio. È stato anche un po' il mio rifugio da tante cose e mi faceva star bene e di conseguenza ho iniziato a dare un peso maggiore. Ho iniziato, per esempio, una cosa che facevo sempre, che ho continuato a fare anche quando andavo in frequenza anche all'università, quella di prendere appunti durante la lezione, perché scrivere ti aiuta già nel momento a elaborare le informazioni che stai ricevendo dal docente e questo ti permette già di avere quelle idee sviluppate nella tua testa. Poi una cosa che ho sempre fatto è stata quella di andare ad integrare gli appunti presi a lezione con le nozioni presenti sui libri. Quindi cercare di integrare scegliendo con attenzione le informazioni più importanti. Passavo a leggere e ripetere, magari anche facendo, sottolineando per un errore che io facevo e penso facciano molti di voi, era quello di sottolineare praticamente tutto, perché per me ogni cosa era importante, ogni singola parola era importante, ma così finiva che praticamente tutto il libro era sottolineato senza motivo. Una cosa che però utile facevo era che almeno usavo colori diversi e questa è una cosa che mentalmente mi ha sempre aiutata tanto. Proprio vedere i colori, scrivere colorato, mi aiutava tanto e anche tutt'oggi mi aiuta molto a ricevere meglio le informazioni, a memorizzarle in maniera più veloce. Però diciamo che poi negli anni ho fatto ancora di meglio e quindi adesso vediamo, diciamo, fase per fase le indicazioni principali che secondo me chiunque dovrebbe provare ad applicare. Adesso quindi cerchiamo di vedere la situazione in maniera un po' più pratica. Facciamo un caso che potrebbe capitare. Dobbiamo preparare un esame universitario, l'esame di fisiologia. Non dobbiamo vederlo come
un esame singolo, ma nella nostra testa dobbiamo dividerlo per temi, quindi come creare tanti piccoli esami all'interno di quell'esame, che già questa divisione qua semplifica il lavoro mentale che poi andremo a fare, aiuta nella memorizzazione. Quindi prima di tutto dividere per argomenti e per esempio dal punto di vista della e per esempio da un punto di vista di fisiologia è abbastanza semplice la divisione, nel senso fai la parte del cuore, fai la parte del sistema uditivo, il sistema visivo, produzione, tutta la parte endocrina delle ghiandole, ormonale e così via. Quindi dividi questi argomenti. Quindi spezzetti il tuo esame in questi argomenti più piccoli. Non vediamo l'esame come un singolo filone, ma lo dividiamo in più parti. Poi ovviamente bisogna essere costanti, perché per esempio questo esame di fisiologia, quando ce l'abbiamo? Tra quanto tempo? Un mese? Un mese all'incirca, a meno che non si tratti di febbraio, sono 30 giorni, 30-31 comunque. Poi tu ti puoi fare una suddivisione settimanale dello studio, quindi anche magari vedere un po' le pagine o comunque importi, insomma, di fare uno di quegli argomenti al giorno, o magari dedicare 2 o 3 giorni a un argomento, altri 2 o 3 giorni per l'altro argomento e così via. E poi però devi rispettare questo piano che hai fatto, non è che dici ok farò così e poi già il giorno 3 dici ok saltiamo per oggi. Cerca di essere fedele a te stesso. Non dico che non ci possano essere magari problemi di qualsiasi natura che ti portano a dover comunque per forza lasciare stare. Magari, scusate, il vento è veramente forte adesso, si è rialzato tantissimo. Spero non vi dia fastidio con la persiana e questi rumori. Comunque dicevo che è importante studiare un po' tutti i giorni, quindi cercare di non arrivare a ridursi all'ultimo minuto, anche perché anche questo ti porta a assimilare tante cose insieme e non ti rimane niente. E tu perché stai studiando a fare? Soprattutto se hai scelto un percorso universitario, hai scelto tu di fare l'università, insomma. Ci sarà un motivo, mettiti d'impegno, ecco, e fai del tuo meglio, perché non è che uno deve essere l'eccellenza, la perfezione, anche perché c'è anche da dire che molto spesso, ma questo è un altro argomento ancora, a seconda di che professore ti capita, magari tu ti meriteresti 30 lode e ti mette 20, per dire. Quindi, però l'importante è che tu per te stesso dai il massimo che puoi dare. Questo vale per tutte le cose. Impegnati, poi non è un voto che ti definisce, l'importante è che tu ti sei impegnato perché alla fine è quello che ti resta interiormente che fa la differenza nella tua vita. Questo. E poi vediamo cosa mi sono segnata. Quindi studiare un po' tutti i giorni e cercare se possibile anche di applicare sul campo. Comunque, dopo aver fatto la pianificazione di questo esame, c'è la parte dell'ascolto attivo o della lettura, comunque entrambe anche in contemporanea, appunto. Per esempio, se hai un'università online, ti guardi la video lezione e poi integri anche con il libro, quindi leggi attentamente, ascolti con attenzione, mentre lo fai puoi prendere degli appunti,
o se stai leggendo, puoi sottolineare le parole chiave, appunto, non tutto quello che ti capita. Sottolineare delle parole chiave che quando tu le leggi sai che ti evocheranno poi anche tutto il resto. A me capitava, questo me lo ricordo ancora, mi era rimasto impressa alle superiori, che magari io mi trovavo in una interrogazione, mi faceva una domanda, io sul momento vuoto totale, e poi magari dicevo, non è che mi potrebbe dare un piccolo aiuto, un piccolo acqua. Mi diceva giusto una frase, magari toccava quella parola e mi ritornava tutto in mente. Quindi le parole chiave comunque sono importanti e cercare di essere attivi. Quindi non è un ascolto passivo, non è una lettura passiva. Devi essere attivo tutto il tempo. La tua mente deve lavorare. Più fai impegnare la tua mente, più faticherai dopo. Quindi fatica nel momento in cui hai deciso di apprendere, non leggere per dire, ah sì, mentre stai leggendo, vabbè, questa cosa me la vedo meglio dopo, me la vedo meglio in un altro momento. No, cerca di vederla bene in quel momento in cui ti stai impegnando, perché altrimenti il tuo tempo lo stai buttando e non ha senso così. Quindi mi sono scritta a sottolineare appunto le parole chiave e non metà pagina. Utilizzare diversi colori per dare gerarchia alle nozioni. Quindi un'altra cosa, parola chiave principale in verde, poi parole secondarie in rosa. Questo aiuta tantissimo sempre perché l'occhio fa la sua parte. E una cosa che ti dico adesso, perché non so poi dove effettivamente la potrei inserire, non so se ti potrebbe essere utile, ma è una cosa che io mi sono resa conto sempre alle superiori e uso a volte anche ad oggi, è che per esempio rimanendo in tema con la fisiologia, l'anatomia, ma anche proprio la fisiologia, perché io mi immaginavo il funzionamento del cuore, sul libro c'era l'immagine del cuore dove si vedevano i due atri, i ventricoli, le varie valvole, l'aorta e così via, i vasi, tutti i vari vasi, le coronarie. E praticamente guardando il cuore io mi ripetevo quello che avevo letto, cioè vedendo il disegno del cuore mi ricordavo tutto quello che avevo studiato a riguardo e poi magari questa immagine del cuore ce l'avevo in mente nel momento dell'esame o dell'interrogazione, perché comunque io per esempio alle superiori ho fatto anche biologia, fisiologia, quindi queste cose diciamo che le ho sempre trattate, mi hanno sempre appassionata queste materie. E quindi questa è una cosa che mi aiuta molto personalmente. Non so se potrebbe essere utile anche a te, ma studiare anche con l'immagine, per esempio, ghiandola endocrina, quale possiamo dire? La ghiandola surrenale. Ti studi tutte le varie categorie, cioè tutte le varie caratteristiche della ghiandola surrenale, gli ormoni che produce, dalla corticale, dalla midollare, aiutandoti anche guardando l'immagine. Questa è una cosa che per me è stata ed è tuttora molto utile a seconda dell'argomento. Poi, ovviamente, questo l'ho già detto, prendere appunti selezionando le nozioni più importanti. Quindi imparare a selezionare e non a fare come facevo io, che dicevo che tutto contava. E un'altra cosa, proprio perché lo studio deve essere attivo e non passivo, imparare a rielaborare i concetti a modo tuo. Cioè, il professore te li dice in un modo, te li spiega in un modo, usando determinati termini, formulando la frase in quel modo.
libro lo stesso. Fai quella tua frase tua, esercitati a dire le cose in un altro modo, magari se puoi, a seconda dell'argomento, trova degli esempi tuoi, la prof o il prof ti fa un esempio, anche in base alla sua esperienza di vita. Tu trova il tuo di esempio che ti rimane più impresso a te. Questa è una cosa allo stesso utilissima. Quindi sii attivo perché ti assicuro che limitarsi a ripetere le cose che ti dicono gli altri così come sono ti serve solamente per superare l'esame, non è la stessa cosa. Mi è arrivato un messaggio. Ok. Un'altra cosa importante è che fidati, questa l'ho imparata negli ultimi tempi, diciamo. Negli ultimi anni, non limitarti allo studiare sempre nello stesso modo. Cioè, tu hai quell'argomento, stiamo studiando appunto la fisiologia, il funzionamento del nostro apparato cardiocircolatorio, ok? Ci sta il fatto che ci sia anche la fase del leggere gli appunti, il libro e il ripetere, ok? Ripetere appunto elaborando, come ti ho già detto, a modo tuo, dicendo le frasi in diversi modi, ma esprimendo comunque lo stesso concetto, anche perché non è che ti puoi inventare una fisiologia del cuore tua personale, il cuore funziona in quel modo, così e basta, no? Però magari trovi termini, cambi un po' l'ordine dell'esposizione, è già questo. Ma non limitarti a questo perché ti assicuro che diventa noioso e la noia è il pericolo. Perché poi dopo un po' fare sempre la stessa cosa, sei meno concentrato, dai nuovi stimoli alla tua mente, prova cose nuove. E io lo so che in questo momento iniziale potresti dire che cavolo, chi ha voglia di sprecare energie per cercare di usare anche un'altra metodica di studio. Perché, per esempio, se non hai esperienza nel fare le mappe concettuali, per esempio, dove parti comunque dal tema, quindi per esempio cuore, poi si dirama, scrivi qualcosa qua, poi magari ci sono anche degli altri rami, eccetera, eccetera. Capisco che ti viene da rimandare, non farlo. Oppure anche il metodo del palazzo, ci sono tante metodiche, sperimentale. Sperimentale perché puoi anche crearti per esempio dei PDF su quell'argomento come se stessi facendo la tua tesi di laurea. All'inizio è faticoso, mi è venuto in mente, ma questo magari te lo posso raccontare un'altra volta, mi è venuto in mente il mio PowerPoint con un PDF, puoi preparare anche dei PDF, ma mi è venuto in mente il mio PowerPoint dell'esame triennale, della mia laurea triennale. Era qualcosa lì effettivamente orrendo. Non che ad oggi sia bravissima, ma sicuramente quello della specialistica era meglio. Orrido, veramente orrido. Però ecco, appunto all'inizio non sarai bravo, poi ci prenderai maggior padronanza dello strumento e diventerai più bravo, quindi sarai più veloce. Quindi impegnarsi, impegnarsi, impegnarsi all'inizio per rendere le cose più semplici dopo. Sono comunque strumenti che ti restano nel tempo e che valgono sempre. Tutto questo, imparare anche a creare delle mappe mentali, rielaborare i concetti, ti aiuta non solo ad avere una visione d'insieme, ma anche una visione dei particolari. Non so se ho reso bene l'idea. Parliamo brevemente delle mappe mentali. Quindi imparare a fare le mappe dopo che ci prendi dimestichezza è più facile. Sicuramente se tu queste mappe le scrivi a mano, quindi più ci applichiamo facendo noi il gesto della scrittura rispetto magari all'applicarci al computer, più quelle cose ci rimangono
impresse, perché come ti avevo detto prima, più studiamo nel fare le cose, più ci guadagniamo. Quindi in teoria sarebbe positivo proprio fare delle mappe scrivendo noi a mano, ma ci sono anche delle applicazioni interessanti che io non uso, ma confrontandomi con qualche mio collega, perché abbiamo un gruppo dove ci sentiamo, ci confrontiamo, mi hanno detto un'app che ti voglio dire per il computer, che comunque voglio provare anch'io, dicono che è veramente buona per fare le mappe, per creare le mappe. Si chiama MindNode, scritto MindNode, tutto attaccato. Ripeto che imparare a creare delle mappe mentali, cioè tu le metti per iscritto, però poi ce le hai anche a mente, può aiutare molto, perché nel momento in cui ti ricordi quella determinata parola ti può venire tutto il resto del discorso. Quindi questa è una cosa che assolutamente consiglio. Un esempio di mappa mentale possiamo farlo possiamo magari fare una mappa mentale descrivendo le funzioni, di quel, per esempio, ecco, possiamo fare, adesso mi viene in mente, sempre per quanto riguarda il mio ambito, riguardante i muscoli. Quindi, per esempio, si può prendere un esercizio come, lo squat. Quindi lo squat è la parola chiave principale da cui poi puoi diramare le varie funzioni, chi sono i muscoli che permettono, cioè vengono reclutati maggiormente nell'estensione dell'anca, e li scrivi appunto, quindi i quadricipiti, grande gluteo principalmente. Poi vabbè, qua si può entrare molto molto più nel dettaglio, ma insomma adesso era un esempio, così non è che ti faccio la lezione sullo squat adesso, ci mancherebbe. Quindi diciamo che l'eterogeneità di varie metodiche di studio ti permette di vivere il tutto l'apprendimento con meno noia, quindi di facilitarlo. Quindi ripeto, prima si inizia con l'ascolto e la lettura attiva. Sottolinei, prendi appunti, rielabori a modo tuo, ripeti, appunto le nozioni a modo tuo, ti crei le mappe. Poi c'è anche un altro metodo che appunto ti voglio dire adesso, è la tecnica del palazzo della memoria, si chiama così, io non la utilizzo molto, però molte persone che conosco si trovano bene. E in cosa consiste? Nell'associare una nozione, un termine, un concetto a un qualcosa che non c'entra niente. Per esempio, già qua sulla mia scrivania possiamo fare questa tecnica, perché abbiamo diversi oggetti. Allora, fammi pensare. Adesso sto pensando, non mi viene in mente nessun argomento così sul momento. Per esempio, vuoi parlare della produzione di ATP, che sarebbe la nostra molecola energetica, attraverso la quale le nostre cellule possono poi produrre le varie attività che ci permettono di stare in vita e anche di, svolgere, per esempio, il nostro allenamento, quindi la contrazione muscolare. E c'è, diciamo, ci sono delle varie fasi che ci permettono di, produrre questo ATP, a partire dal glucosio, dall'ossidazione degli acidi grassi e così via. Ora non entro nel merito, però ci sono diversi termini, diversi concetti che magari, per chi è nuovo, soprattutto per chi li vede le prime volte, possono essere più complessi da memorizzare. Quindi, per esempio, tu puoi dire, secondo la metodica del palazzo della memoria, puoi dire che l'ATP è il tuo telefono, quindi questo è l'ATP.
Il mio PC è il glucosio. La mia scrivania è il blocco della glicolisi anaerobica, dove si verificheranno le 10 reazioni che porteranno poi alla formazione di due molecole di piruvato, se non erro, e due di ATP. Poi ci sarà un altro blocco, così via. Quindi il mio zoom potrebbe essere, per esempio, il blocco K che rappresenta il ciclo di Krebs. Poi il mio quaderno potrebbe essere il blocco della beta-ossidazione degli acidi grassi e così via. Adesso, prime cose che mi sono venute in mente. E quindi tu associ questi termini che sono biochimici a cose che non hanno niente a che vedere con la biochimica, perché un PC non può essere. Cosa avevo detto che era? Non mi ricordo, forse glucosio avevo detto, quindi il mio PC non può essere un glucosio, il mio cellulare di certo non è una molecola di ATP. E questo metodo comunque aiuta molte persone a poi ricordarsi meglio la tematica. Quindi questa è un'altra idea da provare perché puoi trovarti appunto meglio con una metodica piuttosto che con un'altra, quindi è da vedere, è soggettivo. Comunque la fase finale, che è la più importante secondo me, è quella del testing. Ah, ci tengo a specificare che sicuramente ci sono anche altre metodiche oltre a quella delle mappe, del palazzo, eccetera, però adesso. Per adesso non ci possiamo mettere qui ad elencarle tutte, queste però sono molto efficaci insieme a tutto ciò che ti ho detto prima. E un'altra cosa che ci tengo a dire perché è molto importante è la fase, diciamo, del test finale. Quindi tu devi capire se effettivamente hai imparato quello che hai studiato. E io che cosa faccio, per esempio? Se magari una cosa che ho fatto spesso è in alcuni esami, quando possibile, quando appunto queste domande giravano, era farmi far avere dai miei colleghi di corso le domande degli esami passati, per poter poi così completare questi test che a volte erano a domande a crocetta, quindi risposta multipla, a volte risposte scritte molto concise, oppure potevi argomentare di più. Oppure scrivermi io stessa delle domande che penso possano essere all'esame e o scrivere a mano, soprattutto se l'esame sarà scritto, oppure provare a rispondere a queste domande appunto oralmente. Quindi questa è anche una fase fondamentale perché se magari ti rendi conto che quella cosa che pensavi di sapere non la sai, te la vai a rivedere, la integri. Quindi è un passaggio molto importante anche perché poi ti dà molta sicurezza e riesci a andare molto più tranquillo all'esame. Siamo praticamente alla fine, te l'avevo detto che questo video sarebbe stato lungo. C'è un'altra cosa importante che può aiutarti tantissimo, cioè essere un insegnante tu stesso. Quindi, per esempio, spiegare a un'altra persona le cose che hai studiato tu stesso. Quindi ripetere, io per esempio, quando non avevo qualcuno che mi poteva qualcuno comunque rappresentativo, oppure se avevo disponibilità che ci fosse una persona che mi potesse ascoltare, lo spiegavo a quella persona, o anche realizzare dei video su YouTube, per esempio, cioè sono cose che aiutano tantissimo. In conclusione di questo video, io voglio dire che è importante innanzitutto avere sempre a mente perché hai deciso di studiare. Se magari appunto sei nella scuola dell'obbligo, perché dovrebbe essere utile nella tua vita studiare? Perché ti renderà una persona più consapevole, migliore sicuramente. E quindi questa è una ragione importante. Quello che comunque studierai nelle scuole dell'obbligo ti servirà a prescindere nel tuo futuro. E poi
puoi comunque imparare a non solo sapere le cose, ma a saperle in modo tale da poterle appunto esprimere nel tuo unico modo personale, quindi rendere concetti comuni a tutti, perché, come ho detto prima, il cuore funziona in quel modo, ma fare quelle cose che tutti possono sapere, renderle più tue. E questo fa davvero la differenza, perché alla fine trovare un proprio modo di comunicare ti rende appunto unico, ti permette di poterti distinguere nel mercato, proprio perché, per esempio, nel settore dell'allenamento ci sono tante persone, quanti coach online ci sono. Che cos'è che fa la differenza? Tu fai la differenza, il tuo modo di essere. Nella comunicazione, infatti, si parla tantissimo del personal brand, che sarebbe un po' chi sei tu, quindi i tuoi valori, il tuo modo di essere, il tuo modo di comunicare, che è diverso da quello di un'altra persona. E quindi, appunto, in un mondo di tanti personal trainer, scelgono te piuttosto che tutti gli altri. Perché? Perché magari si possono ritrovare in te, oppure vedono in te qualcosa che vorresti essere. Questa è sicuramente una cosa che fa la differenza poi anche in tutti gli altri settori lavorativi. Ovviamente io faccio principalmente esempi del mio settore perché lo vivo tutti i giorni, ecco, tutto qua. E niente, spero che questo video eterno sia comprensibile. Vi sia stato utile, soprattutto fatemi sapere nei commenti. E niente, ci vediamo presto, presto, presto in un prossimo video ASMR. Ti ricordo della scrivania Flexi Spot giù nell'info box trovi tutto. Non c'è un codice sconto mio personale, ma lo sconto è già presente su questa scrivania di 130 euro sul sito. Nei giorni indicati, quindi 30, 31 e 1 settembre. Ciao e buon rientro a scuola, all'università. Se appunto stai guardando questo video, è molto probabile che sia così. Quindi buon rientro, buon inizio, vedrai che sarà.